Franco e da ogni mal libero. Vinto per sempre il peccato. Gloria all'Altissimo, la mente coste rinnova. Spande il suo spirito e la sua chiesa ritrova. Grazie e fervor, potenza, fede ed amor, per proclamar l'Evangelo. Grazie e fervor, potenza, fede ed amor, per proclamar l'Evangelo. Con Cristo siamo al sicuro. Questa volta sarà Simona a raccontarci la sua testimonianza del suo incontro con il Salvatore. Pace a tutti, gloria a Dio. Come è stato già detto, io mi chiamo Simona, ho 34 anni, sono sposata e ho 3 figli. Non vi nascondo che quando mi è stato chiesto di testimoniare ho avuto delle grandi titubanze, ma non per i motivi che si possono immaginare, ma semplicemente perché forse avrei preferito raccontare la mia storia di fede, chissà, fra 10 o anche 15 anni, perché sono sicura che avrei avuto ancora più cose da raccontare, ancora altre meraviglie che il Signore so che farà nel futuro nella mia vita. Io lo ringrazio perché sono nata in una famiglia di fede evangelica e questo per me ha significato che praticamente fin da bambina crescevo sicuramente con dei sani principi, ma così come ci sono in tante altre famiglie che hanno anche fedi diverse, ma con qualcosa in più, con gli insegnamenti della parola. Fin da piccola mi venivano detti quali erano i comandamenti, ciò che Dio voleva da me, quello che a Dio piaceva e che Lui volesse che io facessi nella mia vita. Ricordo ancora quando ero bambina mi veniva raccontato di questo nonno paterno che era stato il primo convertito a Napoli. Mi raccontavano anche di una malattia grave che aveva colpito la mia famiglia e che era stato il cancro di mia mamma. Guarito, mi veniva raccontato grazie alla preghiera, alle preghiere ferventi della nostra famiglia e della Chiesa. Ma questo altro non erano per me che dei racconti belli, bellissimi, di cui io da bambina andavo anche veramente orgogliosa. Tutto questo era bello fino a quando non mi sono imbattuta nello scoglio dell'adolescenza. Per molte persone l'adolescenza passa quasi inosservata, senza neanche grandi problemi, ma per tanti altri non è così e io ero una di quelle. Nella mia adolescenza ho cominciato a dubitare di tutto. Ricordo che nella mia mente mi venivano le domande più disparate, quelle che sono poi le domande esistenziali che io credo che ciascun uomo si ponga. Ma per me erano proprio insistenti, io volevo sapere le ragioni della vita, volevo tante risposte e io purtroppo quelle risposte non le trovavo. E ho cominciato un periodo di forte ribellione, soprattutto ricordo nei confronti dei miei genitori, ma soprattutto perché cercavo di trovare il Signore con quelle che erano le mie forze, senza sapere che non ci sarei mai riuscita. Questo non mi portava ad altro ad allontanarmi dalla Chiesa, allontanarmi da Dio, a crearmi le mie ragioni, la mia anche religione, una bugia tirava l'altra, la disobbedienza sempre più forte ai miei genitori, ma tutto ciò non mi faceva stare bene, anzi, tutto questo non faceva altro che peggiorare la mia situazione, perché sentivo un vuoto veramente profondo nella mia vita. So che non lo sento solo io, chissà quanti che ci stanno ascoltando stasera sentono questo vuoto profondo, perché fondamentalmente lo abbiamo tutti dalla nascita. E ho cominciato a
a chiedermi dove potessi trovare una soluzione a quel vuoto. E ricordo ancora che una sera ero nella mia stanza, sola, solissima, ero veramente disperata, avvilita, mi rendevo conto che mi ero chiusa io stessa in una gabbia di pensieri negativi, di domande senza risposta. Ma grazie a Dio, perché in quella sera tornò alla mia mente uno dei tanti versi che imparavo a memoria, e quanto è bello imparare dei versi a memoria fin da bambini. Era un verso che si trovava nel Salmo 50, verso 15, che diceva: «Invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai». Cari amici, io ricordo ancora quella sera in cui mi venne in mente questo verso, perché io ho veramente sentito la liberazione dell'anima mia, veramente ho sentito il perdono di Dio verso la mia vita fatta di falli e di peccati. Ricordo ancora veramente di aver sentito sgravarmi un peso dalle spalle, ma tutto questo non era per merito mio, ma perché semplicemente in quella sera io ho invocato il nome del Signore e Lui mi ha salvato. Ma soprattutto il Signore mi ha ricordato che Lui, nonostante i miei difetti, nonostante le mie mancanze, le mie grandi lacune, Lui mi guardava veramente attraverso la croce, mi guardava attraverso il sangue che il Signore Gesù aveva versato sulla croce per me e per i miei peccati. Da quel momento è cambiato praticamente tutto nella mia vita, e non lo dico così per dire, ma veramente è cambiato tutto. Ora non pensate che da quel giorno c'è stato, non so, un arcobaleno o un sole perenne nella mia vita, anzi, ci sono stati tantissime altre difficoltà e tantissimi altri problemi, e che però il Signore mi ha dato la via d'uscita, mi ha dato veramente la sua forza, il modo per affrontarli, e questa è la differenza grande che il Signore ha fatto nella mia vita. Intanto io continuavo a crescere, mano a mano si superava quel periodo che era l'adolescenza, e ricordo che facevo tanti progetti della mia vita, come ogni giovane in mezzo a noi li fa, i sogni leciti, lecitissimi, ma ancora in quel momento della mia vita il Signore mise in me un altro verso che vi riporto anche stasera, che si trova in Proverbi 16 al versetto 9, che dice: «Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi». E veramente io ho sperimentato questo nella mia vita, perché nel momento in cui io ho dato la mia vita nelle sue mani, è Lui che ha diretto i miei passi, è Lui che ha aperto le porte che Lui voleva aprire. Ed oggi posso dire che nonostante io non abbia avuto quello che pensavo, non abbia avuto quello che avevo progettato, io ho avuto il meglio per la mia vita. Perché se oggi sono qui è veramente perché il Signore ha voluto così, e perché il Signore ha dato pace e gioia alla mia vita. Lo ringrazio perché veramente il Signore innanzitutto poi nel tempo mi ha guidato delle scelte importanti. E lo ringrazio perché ha messo a fianco a me mio marito, che era proprio la persona adatta, quella che uno meno si aspettava, ma la persona adatta anche al mio carattere. E lo ringrazio per i figli che mi ha dato. Oggi se sono qui posso veramente dire che io ho realizzato quel verso che dice negli Atti al capitolo 2, al verso 21: «E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». Io ricordo il giorno in cui l'ho invocato e lo stesso giorno in cui il Signore mi ha salvato. Vorrei concludere la mia testimonianza facendo una proposta, un invito a quanti magari ci ascoltano per la prima volta. Il nemico cerca di rinchiuderci in una gabbia di pensieri, di problemi, ma soprattutto pensa ogni giorno di volerci, ci vuole far credere che non ci siano vie d'uscita ai nostri problemi. E per quanti si trovano stasera nella situazione in cui io mi sono trovata da ragazza, a essere proprio nelle strette, sappiate che una via di uscita c'è, basta veramente inginocchiarsi e credere con tutto il cuore, invocare il nome del Signore, e il Signore può cambiare veramente qualsiasi situazione, anche la più disperata. Lo ringrazio perché l'ha fatto con me. Ancora voglio raccontarvi una breve esperienza che abbiamo fatto qualche anno fa, io e mio marito. Mi ricordo che abbiamo partecipato ad un raduno, che sarebbe un incontro di tutti quelli che condividiamo la nostra stessa fede, e ricordo che uno dei pastori che era in quel raduno fece un appello e disse: «Sei disposto a servire Dio, a dire manda me?».
E io ricordo in cuore mio di aver fatto un atto di fede e di aver accettato quell'invito. E ancora mi ricordo che quando tornai in stanza, raccontai questa cosa a mio marito e lui mi disse: ho fatto anche io la stessa scelta, io ho chiesto al Signore di usarsi della nostra vita, ma soprattutto di usarla insieme. E lo ringrazio perché oggi ci dà l'opportunità veramente di servirlo, di essere al suo servizio, che per quanti non capiscono questo termine, magari significa semplicemente dedicare la nostra vita a Lui, dedicare il nostro tempo al Signore, a quanti ci circondano, nei limiti delle nostre possibilità. E di questo veramente lo voglio ringraziare. E di ogni cosa, veramente, di ogni bene, di ogni grazia che ha fatto nella mia vita il Signore, voglio dare semplicemente la lode e la gloria solamente a Lui. Dio sia la gloria. Il Signore è veramente buono. Trasforma le vite, colma i vuoti del nostro cuore, guarisce le nostre ferite interiori, spesso interviene nel guarire i nostri corpi malati. Ma la cosa bella che oggi insieme possiamo dire è che il Signore è il Signore di tutti, a prescindere dal colore della pelle, dalla provenienza sociale, dalla preparazione culturale, dal sesso o da qualsiasi altra differenza che potrebbe esistere tra l'uno e l'altro. Lui è il Signore di tutti, il Salvatore del mondo, e per questo gli vogliamo dare l'onore e la gloria. Ci alziamo all'impiedi e leggiamo insieme nella Bibbia la parola di Dio, nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 14, dal verso 15 in poi. Luca 14, dal verso 15 in poi. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: va fuori per le strade, lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Possiamo sedere. È una parabola molto conosciuta che parla del regno di Dio, quindi una parabola che ci tocca da vicino perché ci ricorda cose diverse dal quotidiano e dall'ordinario. Ci mette davanti a scelte per decidere se seguire il soprannaturale, il divino, oppure continuare nel tran tran della vita senza alla fine poi riportare alcuna cosa particolare nella nostra esistenza. Qualcuno ha detto, udendo ciò che Gesù diceva: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Era una frase usata spesso dai rabbini ebrei, e qui Gesù la vede usata per rompere l'imbarazzo delle situazioni dei precedenti discorsi che lui ha avuto sulla buona educazione. A tavola sentirsi fare la ramanzina non è molto simpatico e Gesù gli ha insegnato un po' di galateo. Peccato che qualcuno debba farlo in certe situazioni, ma è importante comunque che chi è deputato a insegnare, a istruire, a educare il popolo di Dio
debba poter correggere e istruire le persone che si trovano nel bisogno. Beato chi mangerà pane nel regno di Dio, disse quello per rompere l'imbarazzo. Regno di Dio, si tratta della grazia del Messia che doveva sorgere da là a breve, oppure pensava alla gloria della resurrezione che sarà in realtà un'eterna festa. In ogni caso, Gesù con la sua risposta mostra che tutto era pronto e che non abbiamo ancora bisogno di aspettare, ma oggi è il giorno della grazia in cui Lui può venire incontro ai nostri bisogni e alla nostra necessità. Notiamo subito che all'ora della cena, quindi nei tempi previsti, nel tempo propizio, nel tempo giusto, il Signore fece tutto questo. Che significa che tutto era pronto, venite alla festa? Vuol dire che c'è stato un tempo di Dio, e infatti ai Galati, nella scrittura, nella Bibbia, è scritto ed è affermato che in questi ultimi tempi Dio ha mandato a noi il suo figliuolo Gesù Cristo. Quindi c'era una pienezza dei tempi che bisognava raggiungere. Pienezza di che? Pienezza di cosa? Sicuramente l'ora della cena, la pienezza dei tempi di cui parlava lo scrittore Paolo in Galati 4:4 nella Bibbia, era una pienezza profetica. E infatti si erano adempiute le profezie che Gesù doveva venire. Era stato scritto ampiamente di questo, che sarebbe venuto l'Emanuele, Dio con noi, che sarebbe stato chiamato consigliere ammirabile, principe della pace, padre eterno, altri padre dell'eternità. E noi ringraziamo il Signore che tutto questo si era verificato. C'era dunque stata una pienezza profetica. Le parole che Dio aveva dette su questo erano avvenute, ma c'era stata anche, ed era perciò una pienezza dei tempi raggiunta, una pienezza linguistica. A quel tempo nel mondo antico c'era una lingua che tutti conoscevano tra le persone più istruite e colte, ovvero la lingua greca, che si parlava dappertutto. L'impero romano era molto esteso e il greco fu adottato oltre alla lingua latina propria di quella terra di provenienza dell'impero, ovvero Roma, come lingua per le transazioni commerciali, come lingua da insegnare per le culture varie affinché ci fosse un comune denominatore. E poi c'era una pienezza dei tempi quando l'ora della cena venne, nel senso del progresso dei lavori pubblici. Questo può essere considerato meno importante da alcuni, ma ricordate il proverbio: tutte le strade portano a Roma, e Roma si impegnò a costruire tante strade che appunto conducevano alla capitale, e questo favorì il progresso dei missionari, e infatti i semplici testimoni si trasformavano in evangelisti di fatto, annunciando l'Evangelo, a volte mentre fuggivano dalla persecuzione, a volte dalla schiavitù, sperando di confondersi come Onesimo lo schiavo fuggito via nella grande metropoli romana. Ma era una pienezza che era stata raggiunta, ed era anche una pienezza di organizzazione statale. Non era mai esistita fino ad allora un'organizzazione di uno Stato, di un impero così grande. E così ci fu il censimento. Il Cesare di turno volle sapere quanti erano, soprattutto per motivi fiscali, ma anche per l'orgoglio personale, perché no? E tutto questo produsse dei cambiamenti, ognuno andava dove era nato, e così Gesù si ritrova a nascere dove le profezie avevano detto e dove lui non sarebbe mai nato se non ci fosse stato un censimento obbligatorio. Nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo, e nell'ora della cena, quando tutto ormai era pronto, ci fu un'affermazione: siamo andati, abbiamo invitato, alcuni hanno detto di sì, altri sono venuti, ma c'è ancora posto. E noi vogliamo fermarci su questa affermazione biblica: c'è ancora posto. C'era ancora posto ieri per quelle persone,
c'era ancora posto quando la grazia del Signore ha raggiunto noi. Stasera, in questo culto, in questo momento di trasmissione, vogliamo dire che c'è ancora posto. Dio, la sua grazia è ancora svariatamente ricca, abbondante, feconda per tutti quelli che desiderano, se soltanto lo vogliono, diventare suoi figlioli. C'è ancora posto. E questo ci parla di un invito gratuito che il Signore fa. E vorrei dirvi e vorrei ricordare a tutti che l'invito gratuito non parte dal dato di fatto che si tratta di roba di poco prezzo, ma è invece un ricco menù dovuto al fatto che è gratuito in quanto qualcuno ha pagato, e precisamente Gesù, che in croce ha gridato ed ha affermato: tutto è compiuto, che equivale ad affermare che tutto era stato pagato. Il prezzo di riscatto delle anime nostre: venduti al peccato, eravamo schiavi di Satana, ma è venuto Gesù che ha pagato al nostro posto, e da allora e in poi abbiamo potuto realizzare che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. C'è ancora posto. Ci parla del rifiuto del gratuito invito del Signore alla sua cena. Mandò il suo servo a dire agli invitati, leggiamo al verso 16: venite perché tutto è già pronto. Una grande cena aveva preparato. E questa grande cena ci parla dell'abbondanza di Dio per sfamarci. È scritto che siamo stati invitati a un convito che è composto da cibi pieni di midollo, vini vecchi raffinati, e a quel tempo nulla era meglio di questo. Oggi forse sarebbe stato usato altro frasario per attirare le attenzioni, si sarebbe parlato di spumanti fini, champagne, caviale. Ma a quel tempo, se tu invitavi qualcuno a una cena offrendogli vino vecchio raffinato, cibi pieni di midollo, tu gli stavi offrendo il meglio, e Dio ha il meglio per noi. Una grande cena, grande perché era il pasto principale del tramonto, grande perché era la fine della giornata, grande perché gli operai tornavano a casa e dovevano essere ristorati da un buon pasto. Gesù sta insegnando in pratica dicendo: è una grande cena quella che vi ho preparato, perché la fine del giorno è vicino e il giorno è già per declinare, per tramontare. Egli ha per noi un'offerta di grazia ed è un'offerta gratuita. È importante notare come è scritto che invitò, nel verso 16, lo leggo, molti. Invitò molti giudei moralmente sani, come un agricoltore che però ha comprato campo, un allevatore che però ha comprato buoi, un giovane sposo che è sposato da poco. Ma il Signore ha promesso che avrebbe preparato per tutti gli uomini questo convito. E allora cosa pensò di fare? Mandò il suo servo. Ricordiamo che Gesù prese forma di servo, divenendo simile agli uomini. Ha mandato quanto di meglio aveva, perché purtroppo gli inviti della grazia sono rimasti inesauditi. E i profeti vari che il suo popolo ha ricevuto, i servitori diversi che egli ha mandato ai suoi, non sono stati accettati. E allora disse: forse avranno riguardo al mio figliuolo, all'erede, ma invece gli uomini, folli nella loro presunzione, dissero: costui è l'erede, uccidiamolo, così ci prenderemo tutto. Ma non puoi prendere tutto se non è tuo, e non puoi prendere il possesso di cose che non sono alla tua portata. La scrittura diceva di quel servo: ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Perché la grandezza della parabola in questione è che Dio si sarebbe interessato non solo delle pecore smarrite di Israele, ma che egli si sarebbe interessato di tutte le nazioni.
In mezzo a quelle nazioni anche l'Italia, in mezzo a quella nazione tutte le città, anche Napoli, in mezzo a quella città anche un quartiere centrale come il nostro, perché Dio ha il suo occhio dappertutto, Egli osserva e abbraccia tutti gli uomini, e alla croce Gesù ha abbracciato, aprendo le sue braccia al martirio, ogni uomo, e da allora in poi Egli ha affermato: ecco, io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Gloria al Signore. Ma questo che abbiamo letto, c'è posto, ci parla anche purtroppo di scuse accampate. Questi ebrei che furono tra i primi come gente per bene e accomunata insieme dall'impegno lavorativo, dalla fedeltà nella società in cui vivevano, purtroppo non risposero positivamente. Leggo qui al verso 18: tutti insieme cominciarono a scusarsi. La prima scusa fu quella dell'agricoltore che accampò la scusa della ricchezza. Disse, verso 18, ho comprato un campo e ho necessità di andare a vederlo. Forse si trattava di un atto di compravendita sotto condizione. Doveva adempiere la condizione, altrimenti perdeva l'affare che aveva quasi concluso, quasi perfezionato. Semplicemente era emozionato dal primo acquisto della sua vita, non vedeva l'ora di andare là, rinunciava quindi alla grande cena pur di avere la soddisfazione professionale, la soddisfazione personale di avere acquistato quel campo. In altra parabola Gesù ci insegnò il pericolo di tutto questo, e nella cosiddetta parabola del seminatore che esce a seminare ci insegnò che quel seme caduto tra le spine rappresenta colui che ode la parola e per l'inganno delle ricchezze soffoca la parola, che rimane infruttuosa. Poi verrò, poi farò, poi accetterò, poi pastore verrò in chiesa, tranquillo. Per quanto noi siamo felici di chi viene in chiesa, non abbiamo un'inquietudine perché non voglia venire qualcuno. Noi siamo solo preoccupati per l'anima delle persone e troviamo la nostra gioia quando qualcuno accetta Gesù, perché il tormento dell'anima sua, cioè del Cristo di Dio, non rimanesse infruttuoso. E il profeta Isaia aveva previsto gente che avrebbe aggiunto casa a casa, che avrebbe unito campo a campo, finché non sarebbe rimasto più spazio e sarebbero rimasti soli ad abitare nel paese. Ho comprato un campo. E poi c'è la scusa dell'allevatore, vedo qua. E lui accampa di essere molto occupato. Leggo al verso 19, ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi, è educato. Però resta il fatto che egli si scusa in questo modo. E un altro disse, ho comprato, e noi quando sentiamo ho comprato pensiamo, beh, questo è un lavoratore, è uno che è impegnato nella vita, non è uno dei soliti che vuole fare il vagabondo. Ma vorrei ricordare a me e a voi che le scuse sono comunque solo scuse. Anche quella del giovane sposo di cui leggiamo al verso 20, ho preso moglie e perciò non posso venire. Dovete sapere che se vi sposavate in Israele eravate come uomini, come maschi, esonerati dalla guerra, quindi dall'arruolamento obbligatorio nell'esercito, per un anno. Aveva tutti i motivi per dire quel che diceva, ma Gesù ha parlato del pericolo di restare soffocati dai piaceri della vita e non arrivare a maturità, quel seme sì seminato, ma che deve maturare per produrre frutto, e frutto alla gloria di Dio. C'è ancora posto, e in questo c'è ancora posto c'è anche l'accenno al rigetto dell'invito, un rigetto stavolta di persone non più occupate, etiche, moralmente a posto, che pensano alla famiglia, a sposarsi, a valori civili buoni, anche religiosi buoni. Questi sono di un'altra categoria. Ne leggiamo la descrizione al verso 21. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò
e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. È la descrizione dei giudei peccatori pubblici, quelli che erano chiamati pubblicani, ovvero esattori delle tasse venduti al potere romano per riscuotere sulla pelle dei confratelli le tasse. La loro colpa non era solo quella di essere venduti, ma di applicare dei tassi di interesse più elevati per ricavarci quel che si chiamava il proprio aggio, quindi la propria percentuale, spesso troppo esosa, che non badava alle difficoltà oggettive del popolo di Israele. Dunque gente che io e voi non avremmo calcolato forse affatto. E in mezzo a questo elenco si indicavano anche le prostitute, le meretrici, le donne di male affare, quelle da cui molti si sarebbero ben guardati dal farsi vedere insieme a loro. Una delle accuse fatte a Gesù era: mangia coi peccatori, siede coi pubblicani e con le meretrici, le prostitute. Ma Gesù è venuto per salvare i peccatori, qualsiasi peccato hanno fatto, a qualsiasi categoria di peccatori essi appartengano, perché Dio odia il peccato, ma Dio ama il peccatore. Ed è sicuramente vero, perché l'ha fatto anche con noi. Benedetto il suo nome. Poveri, storpi, ciechi, zoppi erano considerati inferiori, impuri cerimonialmente. Quindi avevano delle colpe addirittura che si attribuivano a loro prima della stessa loro nascita. Gente che era povera due volte, per la povertà reale della vita, ma anche perché privata della solidarietà degli altri loro confratelli, privati dell'amore, della società in cui vivevano, storpi, ciechi, zoppi, senza INPS, senza assistenza sociale, spesso abbandonati dalle famiglie agli ingressi dei templi o dei posti molto affollati dove si sperava che qualcuno avesse dato loro qualcosa. Ma Dio sia lodato, perché da allora si inaugurò un tempo nuovo e da allora in poi, mandati dal Maestro Gesù, persone come l'Apostolo Pietro hanno potuto dire a chi gli chiedeva qualcosa: io non ho oro, non ho argento, ma quello che ho io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Questa è la Chiesa, una Chiesa donatrice, una Chiesa che si eleva al di sopra delle difficoltà per offrire i veri valori, il valore della vita eterna, l'offerta di un banchetto che non finirà mai, di una grande cena abbondante, dove Dio avrà cura di noi e dove potremo essere finalmente felici. Grazie Signore per questa realtà. Ma c'è un'ultima cosa qui e mi piace considerarla insieme a voi. C'è ancora posto. Ci parla dell'accettazione dell'invito di tutti gli altri. E vorrei dirvi che quando chi pensavamo dicesse sì non lo dice, vorrà dire che il Signore troverà tra altre persone chi gli dirà di sì. E questo finalmente sarà un messaggio accettato. Accettato dai pagani, allusi nella frase: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Dopo che hanno detto no gli ebrei per bene, dopo che sono stati portati, costretti dall'amore di Dio, questi poveri, storpi, ciechi, zoppi, adesso è il turno di persone che saranno comunque accolte. E il Signore è così buono da accogliere tutti. Egli afferma: non caccerò fuori colui che viene a me. Noi siamo certi, sicuri che Lui opererà e che verrà incontro alle persone. Va fuori per le strade e lungo le siepe. È perciò che è scritto: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Qualcuno resta sorpreso del fatto che Dio si blocca quando un uomo non vuole, ma Dio non vuole salvare un uomo che non vuole essere salvato. Non c'è niente di impossibile al Signore,
ma nella sua natura c'è qualcosa che rispetta il nostro libero arbitrio, la possibilità di scegliere. Noi pregheremo tra poco e pregheremo che molti qui e tra quanti ci stanno seguendo possano dire al Signore: io voglio diventare una tua figlia, io voglio diventare un tuo figliuolo. E se gli diciamo sì, lui garantisce e promette: non caccerò fuori colui che viene a me. Andate e costringeteli a entrare. Non è la costrizione delle armi, come a volte la Chiesa secolarizzata, ormai quasi militarizzata, ha fatto, costringendo migliaia e migliaia di pagani a accettare il battesimo con la forza delle armi. Paolo l'aveva già detto: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Le nostre sono altre armi, sono quelle di cui parla Paolo quando dice che l'amore di Cristo mi costringe. Costringiamo con l'amore la gente a venire a Gesù, costringiamo con l'amore le persone ad accettare il Cristo. Perché Dio lo fa? Affinché la mia casa sia piena. Dio potrebbe essere molto soddisfatto dei risultati raggiunti dalle chiese. Le statistiche dicono che le chiese in tutto il mondo aumentano sempre di più. Giusto per dare un dato esemplificativo, illuminante, le opere assemblee di Dio nel mondo sono più numerose delle nazioni che aderiscono alle Nazioni Unite, all'ONU. E dunque noi potremmo dire: ma grazie a Dio le cose vanno bene. Ma Dio vuole che la sua casa sia piena. Dio ama tutti gli uomini, egli desidera salvare ogni creatura, è venuto per salvare colui che era perito, e in mezzo a tanti morti egli ha fatto sentire la sua voce gridando: è compiuto. E da allora la nostra salvezza, la nostra redenzione è stata raggiunta. Notiamo ancora insieme una cosa: era stato scritto: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe. Cioè Dio sta dicendo a suo figlio, il servo per eccellenza che sarebbe venuto in terra: sarebbe troppo poco mandarti solo per gli ebrei, io farò di più, voglio fare di te, è scritto in Isaia capitolo 49 di Gesù, la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Guardando dal cielo, il Signore osservava anche noi, e in mezzo alle persone a cui egli ha pensato c'eravamo anche noi. Qualcuno dirà: beh, forse voi sì, ma io sono troppo cattivo, ho fatto troppo male, sono stata una persona abietta, violenta, forse non ho nel mio curriculum vitae tutte queste cose pesanti, ma ho diviso delle famiglie, ho rubato la moglie, il marito a un altro. E qualcun altro dirà: mi sento in colpa, ho ucciso mio figlio prima che nascesse praticando degli aborti senza motivi. E ognuno potrebbe fare il suo elenco: mi sono mangiato un patrimonio col gioco d'azzardo, mi sono iniettato tanti soldi per l'eroina, e l'elenco potrebbe continuare. Poi c'è qualcuno che dirà: ma io sono stato sempre casa e lavoro, lavoro e casa. A tutti quanti il Signore dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non conta quanti e quali peccati abbiamo fatto, ma conta solo se siamo disposti a dire: eccomi, io voglio accettare l'invito, io voglio venire a questa cena, io voglio accostarmi a questa casa affinché questa casa sia piena. Leggo al verso 24: io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. È la cena della salvezza in questo momento, domani sarà la cena del banchetto messianico, le nozze dell'agnello, a cui saremo invitati come suo popolo per riunire ufficialmente la Chiesa oggi fidanzata a Cristo in un matrimonio pubblico, dove resteremo tanto sorpresi nel vedere chi pensavamo non ci sarà, nel non vedere chi pensavamo ci sarebbe stato, e soprattutto dove ci sorprenderemo che ci saremo anche noi e ci inginocchieremo davanti al Re dei Re e al Signore dei Signori e gli diremo: grazie Signore della tua grazia e del tuo perdono. Alessandro il Grande fu un grande re che conquistò tanti popoli.
giunse fino all'India, dove però contrasse la malaria e in giovane età morì. Poco prima di morire però ebbe modo e tempo di dare le sue volontà testamentarie ai suoi generali, che poi si divisero il suo impero in altrettanti regni più piccoli. Egli disse che desiderava poche cose, e la prima fu che la sua bara doveva essere trasportata solo da medici. La seconda fu che dovevano prendere tutti i suoi tesori e metterli per strada, l'oro, l'argento, le pietre preziose. E la terza cosa, che dalla bara dovevano uscire fuori le sue braccia, le sue mani. I generali chiesero: «Maestà, perché dobbiamo fare tutto questo?» «Perché io desidero che tutti capiscano che anche i medici non possono fermare la morte. Perché io voglio che tutti comprendano che le ricchezze non possiamo in nessun modo farne la cosa più importante». E infine le mani fuori della bara, per insegnare a tutti quelli che mi guarderanno morto che senza niente in mano siamo venuti e senza niente in mano ce ne andiamo. La Bibbia dice che ritorneremo polvere, e allora è meglio accettare il Signore oggi che è il tempo della grazia, e allora è meglio accettare l'invito del Signore mentre è il giorno propizio, il momento giusto per poter pregare. Beato l'uomo che accetta l'invito a partecipare alla grande cena che il Signore ci sta preparando. Ci alziamo all'impiedi. Ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Vogliamo pregare con chi è qui e chi ci sta seguendo. La Bibbia dice che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Lui è là, presente. Noi vogliamo vedere dei miracoli stasera, non solo cuori trasformati e cambiati, ma anche delle malattie guarite e delle persone in necessità e in difficoltà che siano toccate dalla mano di Dio. Così preghiamo insieme. Padre, la nostra preghiera sale a Te nel nome di Gesù. Preghiamo che Tu possa operare dal cielo e benedire le amiche e gli amici che sono qui. Abbiamo tanto bisogno di vedere cuori trasformati, e Ti preghiamo per chi in questo momento, toccato dalla Tua parola, Ti sta chiedendo e domandando: Signore, salvami, perdona i miei peccati. Ti chiediamo che Tu possa purificare ogni cuore, donare pace e armonia alle vite distrutte. Salva, come ci è stato chiesto di pregare, i matrimoni in difficoltà. Libera i prigionieri dalle dipendenze della droga, del fumo, dell'alcol, del gioco d'azzardo. Nel nome di Gesù noi distruggiamo queste opere delle tenebre e preghiamo che Gesù abbia la vittoria. Domandiamo, Signore, che Tu possa benedire tutti quelli che hanno ascoltato e seguito il messaggio della parola. Fa che tutti siano benedetti e aiutati da Te. Resta con noi, perché Tu ci ami e ci stai invitando a questa grande cena. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno.